Dal 4 novembre la legge attende di essere discussa al Senato. C'è l'ostruzionismo della Lega, la quale con pretesti diversi impedisce che vada alla discussione. Nella CGIL con artisti, società civile, 250.000 firme, ci mette la faccia sì alla legge Zan, sì all'inclusione. Il decreto prevede che le scuole facciano appositamente nel loro piano triennale dei progetti proprio tesi all'inclusione e alla realizzazione della legge. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istat in modo particolare avranno cura di rilevare i progetti e di renderli poi vissuti nel Paese. In Italia le persone che fanno parte della comunità LGBTQIA+ sono ancora vittime di episodi di discriminazione e violenza. Nel 2020 Arcigay ha censito 138 episodi di omo-lesbo-bitransfobia legati a aggressioni fisiche, violenze nel contesto familiare, allontanamenti, discriminazione nei luoghi pubblici e in alcuni casi anche perdita del posto di lavoro. Quindi probabilmente il DDL Zan è semplicemente un atto o un provvedimento urgente e necessario. Misoginia e il sessismo sono frutto di una subcultura che è radicata in questo paese e che anche in un momento come questo pandemico ha dato il meglio di sé, facendo sì che le donne abbiano subito il più possibile sia in casa che nel punto di vista lavorativo. Quindi sia la legge Zan è ora di dire basta. L'abilismo è un tema profondamente culturale, perché abilismo è sinonimo di esclusione, perché chi è disabile oggi è purtroppo vittima soprattutto di un contesto culturale che lo esclude, che lo taccia di diversità. Deve essere chiaro che questo tema culturale lo sconfiggiamo tutti insieme. La CGIL ci mette la faccia, dobbiamo essere tutti uguali davvero, concretamente, nei fatti. Sì, subito alla legge Zan.